benvenuti. Oggi ACDC vi propone la seconda puntata del ciclo che si intitola Apocalissi del passato, dedicata a un'apocalissi della Bibbia, la distruzione delle città di Sodoma e Gomorra da parte di Dio per mezzo di una pioggia di fuoco. È uno di quegli episodi della Bibbia che da sempre hanno suscitato il desiderio di verificare se qualcosa del genere possa essere accaduto davvero. E anzi, fra le molte domande vostre che ci sono arrivate, c'è quella di Davide, il quale chiede: ma la città di Sodoma è veramente esistita? Oppure è stata creata solo per dare un modello negativo da non seguire? Ecco, a Davide rispondo che in realtà tutta la nostra puntata è dedicata proprio a questo tema. E quindi qui avremo modo di soffermarci su tutte appunto le varie possibilità, l'arrivo di un meteorite che abbia incenerito l'intera regione del Mar Morto, per esempio. Ma in realtà anche la domanda di Davide poi allude a qualcosa di più importante in realtà per noi, cioè il significato del modello negativo di Sodoma in un testo, la Bibbia, che per millenni è stato il principale punto di riferimento della nostra morale in Europa, in Occidente, no? Ecco. Allora, qui devo dire che le cose sono meno semplici di quello che di solito si crede. Tutti quanti sappiamo qual è il peccato di Sodoma, e infatti anche scrive Matteo: tutti sanno il peccato che si faceva a Sodoma. Ma quale peccato si faceva a Gomorra? Matteo, di Gomorra non si sa niente. La storia biblica è ambientata a Sodoma. E anzi, per capirci e continuare, riassumiamola rapidamente. Yahweh, Dio, ha deciso di distruggere Sodoma e Gomorra e altre città vicine perché si sono allontanate da Lui. Questo lo racconta la Genesi, senza affatto spiegare il motivo. Queste città sono corrotte e Dio le vuole distruggere. Abramo dice: ma forse ci sarà anche qualche brava persona lì, non mi pare il caso. E Dio allora dice: va bene, senti, vado a vedere. Se trovo 10 giusti, non le distruggerò. Manda i suoi angeli a dare un'occhiata. Due angeli entrano a Sodoma e vengono ospitati a casa di Lot, che si rivela effettivamente essere un giusto. Non a caso Lot non è di Sodoma, è un immigrato, è un nipote di Abramo. E i due angeli vengono ospitati a casa sua e gli abitanti della città si affollano fuori dicendo a Lot: sappiamo che hai due forestieri in casa, mandaceli fuori che li vogliamo conoscere. Usando questo verbo conoscere, che di solito nella Bibbia vuol dire quello, ma in rari casi può essere usato anche in senso sessuale, nel senso di abusare sessualmente. Segue un episodio, devo dire, abbastanza folle, di quelli che nella Bibbia, insomma, fanno pensare. Perché Lot dice: no, no, non posso farlo, non posso infrangere l'ospitalità. Piuttosto vi do le mie figlie. Guardate, sono ancora vergini, ma ve le do volentieri, piuttosto che violare l'ospitalità che devo a questi due forestieri. Quelli fuori tumultuano, dicendo: no, 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 vogliamo i due forestieri, irrompono in casa. A questo punto i due forestieri, essendo angeli, risolvono la situazione, accecano gli invasori e poi se la svignano, non senza aver consigliato a Lot di prendere la famiglia e andarsene anche lui. Lot se ne va e c'è tutta un'altra storia. E Gomorra e Sodoma vengono incenerite dalla pioggia di fuoco. Ora, quanti da molto tempo dicono: questo è il passo in cui la Bibbia condanna l'omosessualità. La colpa di Sodoma è quella, è l'aggressione per fare sesso con altri uomini. Il problema è che in altri passi dell'Antico Testamento Sodoma e Gomorra vengono ricordate spesso, se ne parla spesso, e sempre come di città che hanno commesso terribili peccati e sono state giustamente distrutte. E non si parla mai di questa faccenda dell'omosessualità o anche solo della violenza sessuale. Ne parla il profeta Ezechiele, ne parla il profeta Isaia e dicono: Sodoma e Gomorra, orgogliose, ricche, presuntuose, hanno dimenticato Dio perché vivevano troppo bene, troppo comodamente, non conoscevano la carità, non conoscevano l'ospitalità.
Oggi molti studiosi dicono attenzione, perché noi dobbiamo stare attenti a non applicare il nostro sistema di valori e stravolgere quello che invece loro potevano avere in mente. Noi oggi nel nostro mondo non abbiamo mica più idea dell'importanza che aveva l'ospitalità nel mondo antico. L'ospitalità era davvero una cosa sacra. E questo spiega anche delle cose apparentemente folli, come il fatto che Lot propone alla folla fuori di buttare fuori le sue figlie, perché possono abusare di loro. Ecco, anche questo non è che sia un grande insegnamento, se pensiamo che la storia di Sodoma e Gomorra sia stata inventata per dare un insegnamento sui comportamenti sessuali. Lasciamo stare il fatto che poi subito dopo, una volta in salvo, le figlie di Lot avranno rapporti sessuali col padre. Ecco. Quindi non è proprio un contesto in cui si stiano proponendo dei modelli di comportamento sessuale. Il punto è invece l'ospitalità. È molto più coerente con gli altri riferimenti a Sodoma e Gomorra nella Bibbia immaginare che quello che qui si vuole condannare è una città dove non si sapeva rispettare quella cosa sacra che è l'ospitalità verso i forestieri. Detto questo, bisogna anche dire che a partire dal cristianesimo, invece, il testo della Genesi è stato interpretato in quest'altro modo. Già uno degli ultimi testi del Nuovo Testamento, la lettera di Giuda, dice Sodoma, l'omosessualità, l'immoralità sessuale. E perfino la tradizione rabbinica, influenzata evidentemente dal commento cristiano, in epoca moderna individua, sì, nell'omosessualità il problema. E quindi conclude che la Genesi condanna l'omosessualità. Ecco, siccome le cose sono sempre più complicate di come noi crediamo, vale invece la pena di riflettere se l'intenzione di chi ha scritto questo racconto non fosse completamente diversa da quello che noi ci siamo immaginati. Detto questo, il tema del nostro documentario è piuttosto un altro, scoprire cioè se davvero, millenni fa, nella regione del Mar Morto, è accaduta una catastrofe naturale di qualche genere che possa aver annientato intere città. Buona visione. L'Apocalisse. Quando un'intera popolazione viene annientata o si autodistrugge, la fine della civiltà. Per noi oggi, presi dalla vita quotidiana, qualcosa difficile anche da immaginare, sicuri che non potrebbe mai accadere. Ma per alcune civiltà è già accaduto. La Bibbia è uno dei testi più influenti che sia mai stato scritto. Da millenni plasma la vita di milioni di persone. Contiene le storie di grandi civiltà, eventi miracolosi e la parola di Dio. Molte persone li considerano insegnamenti per vivere la propria vita, ma per alcuni rappresentano verità storiche. Tra tutti gli eventi raccontati dalla Bibbia, uno risulta sconvolgente ancora oggi: la distruzione di Sodoma. Secondo la Bibbia, Sodoma era una delle 5 città della pianura. Era nota per la sua malvagità. Secondo la tradizione, il peccato di Sodoma è quello che la Bibbia descrive come perversione sessuale, cioè l'omosessualità. È proprio vero. Nella Bibbia Dio appare ad Abramo e gli rivela il suo piano per distruggere Sodoma e le città della pianura. Per Abramo è una rivelazione sconvolgente. Suo nipote, Lot, vive a Sodoma. Per la Bibbia, Lot e la sua famiglia sono diversi dagli altri abitanti di Sodoma. Sono persone rette. Abramo implora Dio di non sterminare colpevoli e innocenti senza distinzioni. Dio assicura ad Abramo che risparmierà la città se vi troverà 10 uomini giusti,
è una prova per accertare l'ospitalità di Sodoma agli stranieri. La Bibbia dice molto chiaramente che i peccati di Sodoma sono l'arroganza, l'ingordigia e l'apatia. In particolare, gli abitanti della città non sono caritatevoli con i poveri e i bisognosi, non sono per nulla ospitali, e questa scortesia generale nei confronti del prossimo fa di Sodoma una città malvagia. Dio manda due angeli travestiti da viaggiatori a incontrare Lot, che li accoglie in casa e li tratta con riguardo. Lot supera la prova dell'ospitalità di Dio, ma quando la notizia dell'arrivo degli stranieri si diffonde in città, gli abitanti accorrono e gli chiedono di consegnarglieli. La gente tempesta di pugni la porta urlando: «Fai uscire i due uomini così che possiamo conoscerli». In termini biblici significa avere rapporti sessuali con loro. Lot risponde: «Assolutamente no, però vi do le mie figlie. Sono vergini e potete farne quello che volete». A quel punto Dio interviene perché la prova è fallita. È una condanna. Gli angeli consentono a Lot e alla sua famiglia di andarsene, ma appena si allontanano, Dio distrugge la città con gli abitanti al suo interno. È davvero terrificante. Dio li punisce con una pioggia di fuoco e zolfo così letale da rendere impossibile la vita in quel luogo. La devastazione è totale e Sodoma viene abbandonata per 700 anni. È una punizione severissima per i presunti peccati della città. Dio manda questi due angeli a Sodoma, tra le città della pianura, per mettere alla prova l'ospitalità degli abitanti. Ma gli stranieri non vengono accolti con favore. La prova è un fallimento. Quindi non è tanto una questione di sessualità quanto di ospitalità. L'ospitalità era cruciale nel mondo antico. Solo dopo l'avvento del cristianesimo, nei primi secoli della nostra era, l'interpretazione dei fatti viene modificata. I primi teologi cristiani rileggono la vicenda, mettendo in secondo piano il tema dell'ospitalità e creando un racconto morale che condanna l'omosessualità. Ma la città è andata veramente distrutta. La domanda è: Sodoma è esistita realmente? Ed è possibile ritrovare le sue rovine? Secondo l'Antico Testamento, il Corano e la Torah, Sodoma fa parte delle cosiddette cinque città della pianura. Sorgevano nella Cananea meridionale, una vasta regione che oggi comprende la Giordania, il Libano, la Siria e Israele. Sodoma è la più grande delle cinque città e quindi è il centro nevralgico della pianura. Da secoli gli archeologi cercano di ritrovarla. A tutti piacciono le storie delle città perdute, che si tratti di Atlantide o di Sodoma. Comprendono una caccia al tesoro, la conferma della mitologia, e sono un modo per convalidare la storicità della tradizione orale. Se questa storia è più di un semplice mito, come ritengono alcuni, in che luogo è avvenuta? E come possono ritrovarlo gli archeologi? Gli archeologi biblici Thomas Schaub e Walter Rust si sono occupati degli scavi a Bab Edra. È un antico sito a sud-est del Mar Morto. Thomas Schaub e Walter Rust erano archeologi e studiosi sul campo molto rispettati e avevano un forte interesse per gli ambiti dell'archeologia biblica e della geografia storica. Schaub era un sacerdote e Walter Rust ha condotto molte spedizioni nel Mar Morto. Durante i lavori scoprono altri quattro siti nelle vicinanze: Numeira, Safi, Feifa e Canazir. Per Schaub e Rust il numero dei siti potrebbe essere significativo per identificare Bab Edra con Sodoma. La Bibbia dice che Sodoma è una delle cinque città della pianura. E se vicino a Bab Edra ne sono state scoperte altre quattro,
le possibilità che Babedra sia l'antica Sodoma aumentano. La scoperta di questi cinque siti antichi così vicini tra loro è determinante. In seguito agli scavi a Babedra, gli archeologi datano il sito intorno al 3300 a.C. È importante perché si ritiene che questa sia l'epoca in cui è esistita anche la città di Sodoma. Durante gli scavi, il gruppo di lavoro scopre che Babedra non solo è il più grande dei cinque insediamenti, ma un tempo ospitava anche una comunità molto prospera. La città era circondata da mura e gli archeologi sono riusciti a individuare abitazioni e botteghe. Doveva essere un luogo di una certa importanza. Per Shaub e Rust è sempre più plausibile che Babedra sia Sodoma. Quando gli archeologi studiano il sito più da vicino, fanno una scoperta cruciale. Ci sono tracce di una grande devastazione. Gli archeologi hanno scoperto cumuli di mattoni di fango crollati e ammassi di cenere e carbone. Le mura della città sono state distrutte dal fuoco. Presso il secondo sito, Numeira, Shaub e Rust fanno delle scoperte analoghe. Il ritrovamento più sorprendente, però, è una serie di scheletri umani. I corpi erano sepolti sotto tutti questi detriti bruciati, perciò quelle persone erano rimaste schiacciate poco dopo la loro morte, oppure quando erano ancora vive. Alcuni esperti ritengono che le scoperte di Shaub e Rust corrispondano alla descrizione biblica della distruzione di Sodoma con fuoco e zolfo. Alcuni pensano che Babedra e Numeira siano state distrutte da un terremoto e da incendi catastrofici, e quindi che tutto corrisponda. L'ipotesi che il sito di Babedra a sud-est del Mar Morto sia l'antica città di Sodoma diventa nota come teoria meridionale. Finalmente la Sodoma descritta nella Bibbia è stata ritrovata? Nel corso degli anni sono emerse nuove prove che gettano ombra su questa teoria. Quando sono stati condotti gli scavi negli altri tre siti, gli archeologi hanno scoperto che non c'erano strutture abitative. Hanno rinvenuto soltanto cimiteri. Lì le persone seppellivano i loro morti. La datazione al radiocarbonio dei due siti più grandi, Babedra e Numeira, mette ulteriormente in dubbio la teoria meridionale. Queste due città sono state distrutte a 2 secoli e mezzo di distanza l'una dall'altra. Sono passati 250 anni tra la distruzione di Babedra e quella di Numeira. Per corrispondere al racconto biblico, questi due insediamenti avrebbero dovuto essere stati distrutti contemporaneamente. I tempi non corrispondono. Sono due prove a sfavore. Per me non ne serve una terza. La teoria meridionale non regge. Sodoma è mai esistita e in tal caso è possibile ritrovarla. Nel 1996 l'archeologo Stephen Collins raccoglie la sfida. Cresciuto in una famiglia cristiana, è da sempre affascinato dal rapporto tra la Bibbia e le evidenze scientifiche. Avevo due mondi contrapposti dentro di me. Era difficile far convivere la scienza insieme alla fede. Ad accompagnare il professor Collins nella ricerca di Sodoma c'è Philip Silvia, di professione ingegnere elettronico. Negli ultimi anni si è interessato alla Bibbia e all'archeologia. Ritengo che Sodoma, nelle scritture, sia il paradigma della punizione divina contro il peccato nel mondo. L'ingegnere e il teologo dentro di me sanno che devono esistere delle prove fisiche di ciò che ha fatto Dio e di come l'ha fatto. È questo che mi spinge ad andare avanti. Più il professor Collins studia, più si convince che la Bibbia può fornire indizi utili per individuare l'ubicazione di Sodoma.
Se esamino i documenti storici e poi i testi biblici e li trovo compatibili con la realtà, con la scienza e con l'archeologia e non c'è modo di confutarli, che cosa dovrei fare? Per il dottor Collins, la constatazione che Sodoma e le città della pianura potrebbero non essere a sud del Mar Morto è avvenuta per caso nel 1996. Quell'estate è alla guida di un tour archeologico della Terra Santa. Mentre sta organizzando una visita a Bab Edra e Numeira, rilegge la storia di Sodoma. Qualcosa non torna. Nella Bibbia, prima di recarsi a Sodoma, Lot dà un ultimo saluto a suo zio Abramo. All'epoca, la Bibbia li situa in un punto tra gli insediamenti di Bethel e Ai, a nord-ovest del Mar Morto. Da lì possono vedere l'intera pianura del Giordano. La Bibbia dice che Lot vede la pianura irrigata del Giordano e poi si dirige a est, a Sodoma. Secondo la teoria meridionale, Sodoma si trova a sud-est del Mar Morto, a 80 km da Betel e Ai. Ma se Abramo e Lot erano a nord, tra Betel e Ai, non avrebbero potuto vedere così lontano. Ho approfondito e ho pensato che non c'era nulla che collocasse Sodoma a sud, mentre tutte le informazioni la collocavano a nord-est del Mar Morto. Com'è possibile che studiosi seri abbiano posizionato Sodoma a sud del Mar Morto se hanno letto lo stesso testo che ho letto io? Perché non vediamo le stesse cose? Collins approfondisce la lettura del testo antico. Si concentra sull'ubicazione corretta della pianura del Giordano. Nella Genesi 13:10 si legge che Lot vede la pianura del Giordano ed è ben irrigata, come il giardino del Signore. Perciò, se troviamo la pianura del Giordano, troviamo Sodoma. Dopo uno studio meticoloso, Collins trova un indizio sull'ubicazione della pianura del Giordano. In ebraico, il termine che indica la pianura è kikar, che significa rotondo. In una certa zona dovrebbe esserci un'area rotonda e piatta di terra coltivabile. È lì che dobbiamo cercare Sodoma e le città della pianura. Alcuni archeologi ritengono che l'unica zona della regione con una pianura circolare e ben irrigata si trovi a nord del Mar Morto. Osservando una carta topografica ben fatta, vediamo una zona circolare, un kikar, a nord del Mar Morto. Ma per alcuni, utilizzare la Bibbia come fonte geografica è qualcosa che dovrebbe essere affrontato con la massima prudenza. Dobbiamo usare con cautela le fonti bibliche. Dobbiamo tenere a mente che se quei fatti hanno realmente avuto luogo, sono avvenuti 1000 anni prima di essere messi per scritto. E una volta scritti i testi, sono passati attraverso 5, 6 o 7 diverse lingue prima di arrivare a noi. Perciò, dare troppo peso a una singola parola potrebbe essere rischioso. Se consideriamo Sodoma e le città della pianura come una scena del crimine, allora la Bibbia è una fonte. Abbiamo anche i reperti archeologici, abbiamo le mappe antiche. Quindi dobbiamo considerare il tutto come un puzzle e ogni tessera deve coincidere con le altre. I sostenitori della nuova teoria settentrionale sono convinti che la città biblica di Sodoma si trovi all'interno di questa pianura circolare. Altri indizi potrebbero trovarsi nella mappa più antica dei siti biblici, la mappa di Madaba. Risale al VI secolo e si trova nella chiesa bizantina di San Giorgio a Madaba, in Giordania. Va detto che nel periodo bizantino c'è stato un vero boom del turismo in Terra Santa, più che in qualsiasi altra epoca. La mappa sul pavimento della chiesa aveva lo scopo di mostrare ai pellegrini dove andare. La mappa è incompleta, ma per fortuna mostra un nome chiave, Zoar. La Bibbia la cita come una delle 5 città della pianura, insieme a Sodoma. Zoar è un punto di riferimento molto importante, perché è l'unica città della pianura che non è andata distrutta.
Secondo la Bibbia, non è stata colpita perché è lì che si sono rifugiati Lot e la sua famiglia. Nella mappa non compare Sodoma, ma compare qualcos'altro a nord del Mar Morto. Le immagini quasi intatte di due città. Per il professor Collins sono indicatori geografici cruciali. Ho il vago sospetto che quelle due città al margine nord del Mar Morto siano Sodoma e Gomorra. Se la parte mancante della mappa è Sodoma, dove si trova esattamente? Nel 2005 Collins e i suoi colleghi si recano in Giordania alla ricerca di prove. All'inizio ero preoccupato perché non ero riuscito a reperire nessuna mappa dei siti archeologici realizzata da qualcuno in America, in Europa o in Israele. Perciò mi chiedevo con ansia cosa avrei trovato laggiù. Poi al Centro Americano di Ricerche Orientali arriva la svolta. Cercando mappe e carte, il gruppo di lavoro si imbatte in un libro sulla storia antica della Valle del Giordano. Contiene una mappa che mostra gli antichi siti della regione di Kikar, in Giordania, a nord-est del Mar Morto. Il gruppo si mette all'opera e procede per eliminazione, nella speranza di identificare il sito più plausibile di Sodoma. Trovammo 14 siti principali. Era un grosso problema. Io ne cercavo 4 o 5 e ora ne avevo 14. Alcuni erano troppo piccoli, insignificanti o del periodo sbagliato, perciò li eliminammo. Dopo una settimana di esplorazioni resta un solo candidato, Tal el Hammam. Si trova 13 chilometri a nord-est del Mar Morto. La Bibbia dice che Sodoma doveva essere la più grande città dell'età del bronzo a nord-est del Mar Morto. E infatti il sito è enorme. Come mai nessuno l'aveva studiato? Perché non era sulle mappe? Dopo quasi un decennio di ricerche, Tal el Hammam è il primo candidato di Collins come antica Sodoma. Mentre camminavo tra i sassi di Tal el Hammam, presi una manciata di sabbia e me la feci scorrere tra le dita. Le dissi: un giorno mi rivelerai ciò che sai. Ma per scoprire la verità su questo antico sito, deve cominciare a scavare. Il 27 dicembre 2005, il team di archeologi inizia gli scavi. Le prime scoperte rivelano un sito colossale, esteso su un'area di oltre 60 ettari. È molto più grande di qualsiasi altro sito dell'età del bronzo nella regione. Ero meravigliato, soprattutto per le dimensioni del sito. Per me è stata una grandissima sorpresa. Dato che il sito è più grande di quanto si aspettasse, per mapparlo Collins si rivolge a Lynn Rittmeyer, un archeologo esperto di architettura noto in tutto il mondo. Ricevetti una telefonata dal professor Steve Collins. Mi disse: ti piacerebbe venire in Giordania a vedere il mio nuovo scavo? Penso di aver trovato Sodoma. Gli risposi di non dire sciocchezze, che era impossibile. Ma lui mi disse di andare a vedere e alla fine accettai. Il sito e la sua architettura mi impressionarono molto. Così volli esaminare il sito da un punto di vista archeologico. Durante le prime fasi degli scavi, il team porta alla luce mura fortificate larghe 5 metri e alte fino a 12. Trova anche un palazzo, un tempio, almeno due piazze e decine di case e strade. Tutti risalenti alla media età del bronzo, quando si pensa sia esistita Sodoma. Le fortificazioni della media età del bronzo mi hanno sbalordito. Stimiamo che solo per i bastioni siano stati usati tra i 40 e i 60 milioni di mattoni di fango. Senz'altro è stato un governo centralizzato a ideare e realizzare un progetto simile. Ho lavorato in molti scavi archeologici, ma non ho mai visto un sito così gigantesco. Tal el Hammam
È grande circa 6 volte la città vecchia di Gerusalemme. L'aspetto cruciale è che gli archeologi scoprono ovunque strati di cenere che vanno da 0,5 metri a 2 metri di spessore. È la prova che Tal el-Hammam è stata distrutta e sono certi che sia accaduto nella media età del bronzo. Insieme alla cenere ci sono frammenti di ceramica che risalgono alla media età del bronzo. I reperti dimostrano che il sito è andato bruciato nel 1700 a.C. Mentre il professor Silvia setaccia lo strato di cenere, si delinea il quadro di un grande evento distruttivo. Tra le rovine trovano un'enorme pietra da 180 kg che gli abitanti usavano per macinare i cereali. È detta macina a sella, perché chi la utilizzava si metteva a cavalcioni e spostava avanti e indietro la pietra per macinare i chicchi. Per il professor Silvia, però, la posizione della macina non ha alcun senso. È stata letteralmente spinta via dal suo piedistallo ed è caduta di fianco in direzione nord-est. Il team è curioso di sapere in che modo un oggetto così grande e pesante sia stato fatto cadere. E non è l'unico. In tutto il sito vengono alla luce manufatti e strutture caduti nella stessa direzione. Sembra che siano stati spinti da una forza catastrofica. Abbiamo trovato pezzi di ceramica e altri frammenti sparsi a terra per 6, 7, 8 metri in direzione nord-est. Tutto era rivolto in quella direzione. Era tutto mescolato, pieno di cenere e di pezzi di ceramica e mattoni di fango rotti. Era qualcosa di catastrofico. Il team ha trovato le prove di un grande evento distruttivo che ha colpito Tal el-Hammam. Il professor Collins lo chiama la catastrofe della media età del bronzo. Cosa può averlo provocato? Nel 2011 il team fa una scoperta raggelante. Iniziammo a trovare ossa umane, frammenti di bacino, frammenti di ginocchia, frammenti di femore. Ritrovammo 2 gambe complete dal femore in giù. Tutto il resto mancava. E il punto di separazione era carbonizzato. Quel corpo era stato bruciato. Sembrava che fossero stati sbattuti contro quelle mura così spesse e poi fossero caduti e le ceneri e i detriti li avessero ricoperti. Non erano sepolture disposte con cura. Quelle persone erano rimaste sepolte in quella posizione a causa di qualche genere di evento violento. In un'altra zona trovano ulteriori conferme che gli abitanti sono stati uccisi da una forza immane. Nella zona circostante il palazzo sono emersi 2 crani. Nessuno dei 2 aveva la mandibola. Uno dei 2 era stato completamente schiacciato. Accanto all'altro abbiamo trovato frammenti di ossa del bacino. Erano letteralmente in frantumi. Per Collins la posizione dei crani è cruciale. Siamo a 8 metri nel suolo e a 1 metro di profondità nell'epicentro della distruzione. Non c'è il minimo dubbio, davvero nessun dubbio, che i frammenti di cranio di quei 2 individui appartengano alla catastrofe della media età del bronzo. Il corpo umano non può resistere a una forza di quel genere. È sconvolgente, è davvero impressionante. Ma come ingegnere e scienziato lo trovo decisamente affascinante. Il team è convinto di essere vicino a scoprire che cosa abbia distrutto la città, ma finora non ha trovato prove decisive a dimostrazione che si tratti della biblica Sodoma. Ad ogni modo, col procedere degli scavi diventa chiaro che si tratta di un sito monumentale. Lungo il perimetro esterno della città scoprono le fondazioni di una struttura più grande, un muro spesso 3 metri. Abbiamo chiesto di scavare più verso est.
e hanno trovato le tracce di un'altra cinta muraria eretta con lo stesso tipo di mattoni. Era larga circa 3 metri, l'ho misurata con i passi. E ho capito che c'era anche una gigantesca torre che si protendeva oltre le mura. Il professor Rittmeyer e il team si sono appena imbattuti nelle rovine di una colossale porta di accesso alla città, larga 21 metri e alta 14, con torri su entrambi i lati e fino a 6 sale. Il team di Tal el Hammam sta svelando a poco i segreti di un'immensa metropoli, estesa su un'area di oltre 60 ettari, con una popolazione stimata di 65.000 abitanti. Ha tutte le caratteristiche di una città molto importante, con i suoi palazzi, i suoi templi, le sue zone residenziali, le sue gigantesche fortificazioni, le città satellite e le grandi zone agricole da cui poteva rifornirsi. Aveva tutto il necessario per essere un grande centro. È così che la Bibbia la descrive e l'archeologia l'ha confermato. La sua posizione corrisponde alle indicazioni geografiche ed è stata abitata nel periodo storico corretto. Non vedo come sia possibile giungere a una conclusione diversa. Tuttavia, se vogliamo convincere la comunità scientifica che Tal el Hammam è la biblica Sodoma, il loro lavoro è tutt'altro che concluso. Devo ammettere che il sito è molto interessante. È la sua interpretazione a sembrarmi problematica. C'è ancora molto lavoro da fare prima di capire che sito sia, quali fossero il suo contesto e il suo ruolo, e cosa l'abbia distrutto. Resta ancora da vedere se Tal el Hammam sia Sodoma, ma gli scavi dimostrano chiaramente che un tempo in questa zona è esistita una civiltà vasta e fiorente. A Tal el Hammam c'è una separazione molto netta tra la città bassa e la città alta. La città bassa era abitata dai cittadini comuni, mentre la città alta aveva un suo proprio sistema di difesa. Era una zona completamente separata che comprendeva il palazzo del re e dei funzionari reali. I manufatti trovati in tutta Tal el Hammam hanno aiutato il team a capire come viveva la gente in quel periodo. In genere le case erano costruite con mattoni di fango e molto spesso ospitavano diverse generazioni. Erano formate da alcune stanze disposte intorno a un cortile centrale. Il cortile era coperto. Lì gli abitanti della casa cucinavano il pane, arrostivano la carne di cui si cibavano e le donne macinavano la farina. Tutto questo avveniva nel cortile. Era il cuore della vita domestica. Questa città è stata abitata ininterrottamente per 3.000 anni. Funzionava come un meccanismo perfetto. Poi, però, secondo i reperti, intorno al 1700 a.C., durante la media età del bronzo, la città di Tal el Hammam viene violentemente distrutta. Cosa ha provocato la sua fine catastrofica? La risposta potrebbe svelare se si tratta dell'antica città del peccato? Sul sito gli archeologi hanno trovato resti di muri e pavimenti bruciati, sepolti sotto cumuli di ceneri, frammenti di ceramica anneriti e resti umani carbonizzati che sembrano essere stati sbalzati via da una forza violenta. Ritengono che i reperti corrispondano al racconto biblico della distruzione di Sodoma a opera di fuoco e zolfo. Ma quale può essere la causa? Esaminando i reperti, è ragionevole pensare alle conseguenze di una gigantesca eruzione vulcanica. Tal el Hammam è stata distrutta da un vulcano? Negli ultimi decenni gli esperti hanno trovato indizi di un'antica colata di lava sulle colline a nord-est del Mar Morto. Inoltre, un sesto della Giordania è coperto di pietra lavica, nota come basalto. C'è abbondanza di basalto in quella zona del Mar Morto, perché è un'area geologicamente molto attiva da gran parte della sua storia.
Questa teoria però ha una falla. Non ci sono vulcani nei pressi di Tal el Hammam. Perché ci sia attività vulcanica, non serve il classico vulcano a triangolo che sputa fiumi di lava o un vulcano dormiente. Bastano una fonte di roccia fusa sotto la superficie e canali da cui fuoriesce il calore. Questo è un cosiddetto sistema vulcanico. Quindi possono esistere sistemi vulcanici, se non invisibili, molto difficili da individuare. Nonostante ci siano prove di antiche colate laviche in questa regione, molti rifiutano l'idea che abbiano causato la distruzione del sito. Il punto è che non c'è materiale a sufficienza. Serve una quantità di cenere davvero notevole per provocare l'abbandono totale di una città. E da quello che possiamo vedere, qui non ce n'è abbastanza. Forse la causa risiede in un altro evento naturale. Se qualcuno mi dicesse questa città è completamente distrutta, gli edifici sono crollati e ci sono molti segni di incendio, io penserei che con ogni probabilità si sia trattato di un terremoto. Durante un terremoto, le placche tettoniche si muovono, ma sulla linea di confine sono bloccate, entrano in contatto, c'è frizione e la tensione aumenta. Si accumula sempre di più, finché a un certo punto deve liberarsi, quindi si sposta altrove. Si genera un'enorme quantità di energia, di calore e rumore, cioè le onde sismiche, il terremoto. Un terremoto potrebbe aver scosso violentemente il terreno, provocando il crollo di Tal el Hammam. La linea di faglia si può muovere in verticale, in orizzontale o in entrambi i modi. Nella zona del Mar Morto, in genere avviene con quest'ultima modalità. Il terremoto ha scosso gli edifici, li ha fatti crollare e si sono scatenati vari incendi. Magari il fuoco si è propagato da una fornace ai tetti. Per il team di Tal el Hammam, tuttavia, i resti trovati sul sito suggeriscono che non si sia trattato di un terremoto. Durante un terremoto il terreno si muove avanti e indietro. La regione di Tal el Hammam sorge su una zona di faglia. Quindi, quando avvengono i terremoti, il terreno tende a muoversi verso nord e sud e i muri cadono in entrambe le direzioni. Tutti i reperti che stiamo trovando, però, sono orientati in direzione nord-est e solo in questa direzione. Hanno un unico orientamento. Il team di archeologi fa un'altra scoperta sensazionale. Pare che il sito sia rimasto disabitato per circa 700 anni, durante la tarda età del bronzo. Uno dei metodi fondamentali per stabilire una datazione è esaminare il vasellame. In questa regione non abbiamo nessun manufatto in tutta la tarda età del bronzo, praticamente nulla. Un altro elemento da valutare è l'architettura. Abbiamo trovato un unico edificio, forse una dogana o una stazione di pesatura, che è rimasto in funzione circa 10 o 20 anni. Perciò l'assenza di vasellame e di edifici dimostra che nessuno abitava nella zona. Era solo un punto di passaggio. Il team ha rinvenuto i resti di una fiorente città della media età del bronzo, distrutta da un evento violento, a cui è seguito un periodo di abbandono quasi totale lungo 700 anni. La posizione di Tal el Hammam e le sue dimensioni indicano che potrebbe trattarsi di Sodoma, ma la causa della sua catastrofica rovina resta senza una spiegazione. Poi, nel 2011, mentre scava in un settore della città alta, il team del professor Collins fa una scoperta straordinaria. Gli archeologi all'opera in quel punto mi chiamarono perché andassi a vedere. Trovano un frammento di ceramica nello strato della media età del bronzo. Ce ne sono a migliaia sparsi in tutta la zona. Ma quel frammento è diverso. Da un lato sembra normale ceramica dell'età del bronzo, ma dall'altro la superficie è verde e simile a vetro. Un lato sembra sciolto in superficie. È un sottilissimo strato oltre il bordo.
Al professor Collins ricorda un frammento di ceramica vitrea islamica, ma questa tecnica viene messa a punto migliaia di anni dopo la distruzione di Tal el-Hammam. Collins è incuriosito dalla scoperta. Quel frammento sembra aver viaggiato nel tempo da un'epoca successiva. Cosa ci fa un frammento di ceramica vitrea a una profondità così elevata? Potrebbe dare informazioni sulla causa della distruzione di Tal el-Hammam. Collins fa analizzare l'insolito frammento di ceramica allo US Geological Survey Laboratory nel Nuovo Messico. I risultati delle analisi sono letteralmente ultraterreni. Grazie alle analisi, adesso sappiamo tutto sulla superficie di questo frammento. Fisicamente è identico alla trinitite. Il termine trinitite viene dal nome in codice Trinity, usato per il primo test di una bomba nucleare. Il test è stato eseguito il 16 luglio del 1945 nel deserto della Jornada del Muerto, nel Nuovo Messico. Esplodendo, la bomba Trinity ha liberato l'equivalente di 21.000 tonnellate di TNT, cioè poco più della bomba atomica sganciata a Hiroshima durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo l'esplosione, gli scienziati hanno notato una strana sostanza sparsa su tutta la superficie del deserto. Quando la bomba è esplosa, ha provocato un'enorme palla di fuoco che ha scatenato un gigantesco fungo atomico. Si è sollevata moltissima sabbia che in sostanza si è fusa a causa del calore intenso e poi è ricaduta sul deserto, raffreddandosi molto rapidamente e formando una sostanza vitrea. La superficie vitrea della sabbia è simile a quella del frammento di ceramica ritrovato a Tal el-Hammam. Dopo ulteriori analisi, gli esperti scoprono qualcos'altro. Zircone. Lo zircone è un minerale naturale che si trova nelle rocce praticamente in tutto il mondo. Osservandolo al microscopio, si vede che ha una struttura simile a un cristallo. È molto regolare, con bordi netti e seghettati. Lo zircone all'interno del frammento di ceramica, però, è diverso. È molto più levigato, sembra una goccia. Gli esperti stabiliscono che lo zircone contenuto nel frammento deve aver subito un processo estremo per assumere una forma così insolita. Sembrerebbe che lo zircone sia stato sottoposto a una temperatura così elevata da fondersi e poi si sia raffreddato rapidamente. Altrimenti avrebbe avuto la consueta forma regolare che assume dopo un processo di raffreddamento lungo migliaia di anni. Il frammento deve essere stato sottoposto a un calore estremo per fondere in questo modo. Il fuoco generalmente brucia a una temperatura compresa tra i 600 e i 2000 gradi. Per fondere lo zircone, però, servono almeno 4000 gradi. È più del doppio del fuoco più potente. La superficie del Sole brucia circa 4000 gradi. Parliamo di temperature equivalenti a quella della superficie solare. Col proseguire dello scavo, il team scopre altri frammenti di ceramica sottoposti a temperature estreme. Ogni frammento ritrovato nel sito presenta tracce di un calore straordinario. Troviamo resti ovunque. Cosa può averlo provocato? I reperti trovati sul sito portano le tracce di un calore smisurato, molto più elevato di un normale incendio. Ha formato una sostanza simile alla trinitite, ma ovviamente all'epoca non esistevano le bombe nucleari, quindi cosa può averlo causato? Una possibilità è un meteorite. Nel nostro sito non c'è un cratere sul terreno, un segno è in grado di fornirci la prova inconfutabile che un corpo celeste ha colpito la città. Non ne abbiamo. Tuttavia, i meteoriti non devono per forza impattare al suolo per scatenare il loro potere distruttivo sulla Terra. Un'immensa onda d'urto e un getto di calore ad altissima intensità possono scaturire da un raro fenomeno cosmico noto come airburst.
Il fenomeno si verifica quando un corpo celeste esplode nell'atmosfera della Terra prima di colpire il suolo. A terra, i danni causati dall'esplosione possono essere devastanti. Per cominciare, il meteorite è una roccia incandescente che irradia un calore immane e può bruciare ogni cosa. Inoltre, quando esplode, provoca un'enorme onda d'urto che può anche generare un flusso di calore. L'entità della devastazione dipende dalle dimensioni del meteorite. Più è grande, più è devastante. Le esplosioni dei meteoriti sono rare, ma sono avvenute anche nella storia recente. Nel 1908, in una regione isolata e disabitata della Siberia, l'esplosione di un corpo celeste ha raso al suolo un'area più grande di Los Angeles. Un testimone oculare ha raccontato che il cielo sembrava diviso in due ed era invaso dal fuoco. Sono andati distrutti circa 80 milioni di alberi. Nella città più vicina, a circa 60 chilometri, gli abitanti hanno sentito il calore della deflagrazione. Le finestre sono andate in frantumi e alcune persone sono anche cadute a terra a causa dell'onda d'urto. Deve essere sembrata la fine del mondo. Di recente, nel 2013, le telecamere hanno ripreso il momento in cui un meteorite è esploso sopra la città di Chelyabinsk, nella Russia meridionale. 1.500 persone sono rimaste ferite e migliaia di edifici sono risultati danneggiati. Il team di Tal El Hammam pensa che i reperti ritrovati siano compatibili con un'esplosione che ha provocato una devastazione enorme. In questo sito colossale gli edifici sono stati letteralmente strappati dalle fondamenta. E tutti i manufatti, il vasellame e gli utensili, sono andati in frantumi. Un'esplosione simile riduce in cenere tutto ciò che incontra. Inoltre, tutta la cenere e la totalità dei reperti sono stati spinti in direzione nord-est. L'unica causa che possiamo individuare per un fenomeno come questo, che presenta temperature elevate e onde d'urto, è l'esplosione di un corpo celeste. Per quanto riguarda i 700 anni di abbandono di Tal El Hammam, il professor Silvia è certo che siano il diretto risultato dell'esplosione avvenuta sopra il Mar Morto, a soli 13 chilometri di distanza. Un'esplosione del genere sopra uno specchio d'acqua produce il cosiddetto effetto tsunami. L'acqua forma un'onda di dimensioni gigantesche che si abbatte sull'area circostante. In questo caso, un volume enorme di acqua bollente e salata si è spostato insieme all'onda d'urto. Il vuoto di 700 anni si spiega con l'avvelenamento del terreno. L'acqua del Mar Morto aveva una concentrazione di sale troppo elevata. È possibile che l'alto contenuto di sale dell'acqua del Mar Morto abbia reso sterile il terreno per diversi secoli. Era impossibile coltivare qualsiasi cereale e se non puoi coltivare i cereali non puoi alimentare gli animali né la popolazione, quindi è impensabile che una civiltà si insedi nella zona. I dati sono certi, le analisi sono chiare, le prove si accumulano. Non sto dicendo che abbiamo senz'altro trovato la causa esatta, ma tutte le prove che abbiamo sono compatibili con l'esplosione di un meteorite. Per gli archeologi, la distruzione di Tal El Hammam a causa dell'esplosione di un meteorite fornisce una corrispondenza sorprendente con la distruzione biblica di Sodoma. Fuoco e zolfo cadono dall'alto, devastando la città, sterminando i suoi abitanti e rendendo inospitale tutta la zona. Non tutti, però, ne sono convinti. L'esplosione di un meteorite è un evento raro. Può avvenire, certo, ma è raro. Credo che prima di saltare alle conclusioni servano ulteriori prove. Inoltre, penso che un evento del genere avrebbe avuto un impatto maggiore sull'ambiente circostante, perciò dobbiamo indagare su questo aspetto.
Dal 2005 il professor Collins e il suo team scavano a Tal el Hammam. Hanno fatto una scoperta davvero straordinaria: i resti di una metropoli vasta e fiorente a nord-est del Mar Morto, che a loro parere corrisponde alla descrizione biblica di Sodoma. Inoltre, per Collins, lo studio della tragica fine di Tal el Hammam richiama inequivocabilmente il racconto biblico della distruzione di Sodoma. Spesso mi chiedono perché sono così sicuro che Tal el Hammam sia Sodoma. Ne sono totalmente sicuro che non vedo altre possibilità. È nel posto giusto e nel periodo giusto. Ha le stesse caratteristiche ed è stata distrutta. Quando Steve Collins mi ha invitato allo scavo e mi ha detto che pensava che questa poteva essere Sodoma, ero molto scettico. Ho letto la Bibbia e la prendo sul serio, ma non scavo seguendola alla lettera. Ora invece, le dimensioni, la posizione, le modalità in cui Sodoma è stata distrutta e la rilettura del testo originale mi hanno convinto che Tal el Hammam è Sodoma. Tuttavia, devono affrontare lo scetticismo della comunità archeologica. Sappiamo che i meteoriti possono colpire la Terra, quindi è possibile? Certo. Questo è anche un modo piuttosto teorico di cercare una possibile spiegazione che corrisponda in qualche modo alla storia della Bibbia, per spiegare la distruzione di quella che tu vuoi che sia Sodoma? Sì, sembra anche questo. I cinici sostengono che la teoria dell'esplosione sia troppo spettacolare, troppo fantascientifica. Ma solo perché le probabilità sono scarse, non significa che non sia successo. Il team continua a cercare prove per rispondere, al di là di ogni ragionevole dubbio, a una domanda. Tal el Hammam è davvero la città di Sodoma?